L'ultima seduta del Consiglio regionale prima delle elezioni è tutt'altro che di routine. I consiglieri affrontano anche un argomento che sta diventando sempre più centrale in Toscana, la crisi del settore moda con gli effetti che provoca a cascata nei nostri distretti industriali, soprattutto in quello del cuoio. Alla fine c'è stato il voto su una risoluzione, un documento che chiede nuove misure e l'istituzione di un tavolo regionale per seguire la vicenda. A 6 mesi dall'alluvione di novembre si costituisce la commissione d'inchiesta regionale, ne fanno parte quasi tutti i gruppi, il voto per istituirla è stato unanime. Vedremo i suoi compiti e le finalità che si pone, ascolteremo il giudizio di alcuni consiglieri. Con un'ampia maggioranza l'Assemblea approva un documento che esprime apprezzamento per l'attività del difensore civico. Tra le ultime sue iniziative abbiamo visto anche qui in Regionando l'impegno per il servizio di conciliazione nel settore idrico che riguarda bollette e disservizi, che sta dando buoni risultati. Turismo, ambiente sono altri argomenti affrontati in queste ore, in questi giorni, ma ci soffermeremo anche su un'interessante iniziativa del Parlamento regionale degli studenti sulla violenza di genere, molto partecipata, piena di spunti, con un titolo significativo, Lividi invisibili. I numeri del distretto del cuoio adesso sono molto preoccupanti, il fatturato è sceso drasticamente, si parla di una diminuzione a 2 cifre, intorno al 10% per il fatturato e per l'export del 2023 rispetto all'anno prima. Crolla addirittura del 21% l'esportazione delle calzature dalla Toscana. Tutto questo si traduce in una forte preoccupazione sui nostri territori che riscontriamo in questi giorni anche nel dibattito politico locale in vista delle elezioni comunali. Il documento votato a larghissima maggioranza chiede che vengano attivati strumenti e misure in grado di sostenere l'intera filiera e che si costituisca il tavolo regionale sulla crisi del settore moda. Dovrebbe coinvolgere tutti i settori, tutti i distretti toscani. L'iniziativa era partita dalla Commissione Sviluppo Economico che in queste settimane ha anche ascoltato le rappresentanze delle imprese e dei lavoratori. C'è stata già in quella sede una piena convergenza sulla necessità di attivare questi strumenti tra la maggioranza e gran parte delle opposizioni. Il tavolo moda è fondamentale per una serie di proposte che abbiamo portato all'attenzione della Giunta regionale, ma anche all'attenzione del Governo centrale, perché non ci sottraiamo come maggioranza a livello nazionale in quello che è un'interlocuzione quotidiana con i nostri ministri, con i nostri sottosegretari, anche su quel comparto, su quel distretto che ha un momento di difficoltà, un momento che sembra potersi riprendere nella prima parte del 2025, però è questo il momento in cui la politica, le istituzioni tutte, senza distinzione di colore, di appartenenza politica, devono stare a fianco di tantissimi imprenditori, di tantissime aziende, industrie, di tutti quei lavoratori che in questo momento vertono in un periodo di crisi. Sono già molte le casse integrazioni aperte in quel distretto e quindi non si può aspettare che la crisi peggiori, che la crisi aumenti, perché è arrivato il momento veramente come Consiglio regionale, come Giunta regionale e con l'aiuto del Governo nazionale di intervenire per dare un supporto non soltanto politico ma anche amministrativo con atti concreti al settore, al comparto moda. Quali sono le richieste che fate al Governo? Penso alle risorse per la cassa integrazione straordinaria, penso a misure per il sostegno al credito delle aziende, essendo principalmente aziende di piccole e piccolissime dimensioni, a misure per favorire l'occupazione, la formazione, la riqualificazione del personale, a misure per sostenere l'aggregazione delle imprese e rafforzare le filiere produttive. Quindi ci stanno competenze della regione, ma ci stanno anche competenze del governo. Tutto questo perché? Perché il settore, il comparto conciario, che è inserito nel più ampio comparto appunto della moda, sta soffrendo in modo particolare per il fatto che i brand del lusso, le grandi case di moda per le quali lavorano gran parte delle aziende del nostro distretto conciario di Santa Croce, hanno rallentato le vendite, non si riesce più a collocare i prodotti con quella entità che finora era stata assicurata. I due consiglieri che abbiamo ascoltato sono stati eletti a Pisa e un'altra voce arriva dal territorio e fa riferimento anche alla specificità del distretto di Ponte Egola e Santa Croce.
Nello specifico il settore del distretto conciario di Ponta Egola e Santa Croce sull'Arno hanno anche un'altra caratteristica che io trovo assolutamente apprezzabile, ovvero il fatto che quello che altrove è un rifiuto speciale da dover smaltire, cioè il pellame di un animale che viene macellato nel ciclo alimentare, quello che altrove diventa un rifiuto speciale da dover smaltire, quando passa da Santa Croce o da Ponta Egola, il nostro distretto conciario diventa invece un bene di lusso pregiato che va nelle boutique di tutto il mondo come un prodotto bello. Quindi questo è appunto il genio italiano, il genio toscano che ha la capacità di vincere nel mondo. Il settore è in crisi, deve essere tutelato, deve essere supportato anche dalle istituzioni per quello che rappresenta. Questo indipendentemente dalle inchieste, dai processi, siamo già alla fase processuale giudiziarie, che hanno giustamente colpito quel distretto, che ci auguriamo che portino delle sentenze nel minor tempo possibile, condannando i colpevoli nel modo più intransigente e più severo possibile, ma sono due vicende differenti. I soli voti contrari sono quelli di un gruppo di opposizione. Per quale ragione il riferimento è ancora all'inchiesta sul CEU? Tutto questo ci fa dire che sicuramente chiunque deve avere la sua garanzia, così come è prevista costituzionalmente. L'imprenditoria sana deve essere sostenuta, deve essere tutelata, e così tutti i lavoratori che sono incolpevoli di ciò che sta avvenendo in Toscana, ma anche della crisi finanziaria. Però, riprendendo un'affermazione che è stata fatta in Consiglio, c'è una cosa che va detta. Sì, le fette di mercato che si perdono poi possono rappresentare un danno economico, ma le fette di mercato di questi mercati così volubili si perdono e si recuperano. Le fette di ambiente, di territorio e di salute delle persone che ancora oggi, poche settimane fa, sono venute a conoscenza dell'esistenza di altri siti in cui è stato sversato il CEU e che non sapranno chi li rimborserà, se ci saranno dei finanziamenti per loro, se lo dovrà fare il comune o i privati, ecco, tutte queste persone, tutto questo settore non c'è adesso chi esprime una mozione per loro o chi cerca di ripagarli. Nelle ore successive è proseguita anche l'interlocuzione tra Regione e Governo e il Ministro, si apprende, ha risposto subito alla sollecitazione del Presidente Gianni, dichiarandosi pronto a varare le misure che saranno necessarie. Intanto, per esempio, la nuova cassa integrazione. Il 3 novembre 2023, il disastro, sono ancora nei nostri occhi le immagini drammatiche di quell'alluvione, i morti, i danni, lo stop alle attività di uno dei distretti produttivi più importanti della regione. Nel dibattito politico che ne seguì emerse subito, fin dall'inizio, la proposta, che era stata presentata da un gruppo di opposizione, di creare una commissione d'inchiesta che adesso viene formalmente istituita. Ecco, io credo che con oggi davvero si sancisca la fine, spero, del tempo delle polemiche e l'inizio del tempo in cui veramente si accertano i fatti, le responsabilità e soprattutto si capisce anche cos'è che è mancato in questi decenni alla Toscana, perché è chiaro che la questione della prevenzione del rischio idrogeologico è centrale, la questione della tutela del territorio è centrale, oltre appunto a capire quei giorni che cosa non ha funzionato eventualmente nella macchina dei soccorsi, il nostro sistema di protezione civile, se ci sono delle cose da correggere, il ruolo dei consorzi di bonifica, quindi un insieme, diciamo, di situazioni che sicuramente meriteranno quell'approfondimento oggettivo che è l'obiettivo principale di questa commissione. Il voto è unanime e palese, anche se un gruppo politico di opposizione e il gruppo misto decidono di non far parte della commissione. All'interno di questa varrà il voto ponderato, conta cioè in base al peso effettivo numerico del gruppo. È una commissione importante, una commissione alla quale mi pregio di appartenere, perché serve a fare chiarezza su quanto è accaduto e soprattutto su quanto è stato fatto, in modo da mettere in evidenza che l'operato della Regione e del Governatore sono stati ineccepibili. Io credo che alla fine del percorso tutto questo emergerà. Lo stato di emergenza ha riguardato anche altre province, quelle della costa. I danni furono grandi anche a Massa Carrara, Lucca e Versilia, Pisa, Livorno, come documentano ancora le nostre immagini. Ma adesso i consiglieri della costa cosa si aspettano da questa commissione? Sarà quella l'occasione anche per mettere in evidenza
molti degli aspetti che hanno caratterizzato questo tema così rilevante, così importante e anche così doloroso per molti territori e per tante persone. L'auspicio ovviamente, ma non ci sono elementi che ci fanno pensare allo Stato che avvenga qualcosa di diverso e che non ci siano strumentalizzazioni o usi scorretti di questa commissione. Uno strumento utile a attenzionare una vicenda sulla quale abbiamo avuto a più riprese un dibattito anche in Consiglio regionale negli ultimi mesi del 2023, ma anche all'inizio del 2024, particolarmente acceso perché ci sono ovviamente anche visioni differenti. È di questi giorni anche la notizia che la parte più grande dei rimborsi autorizzati dalla Regione con i finanziamenti previsti da una legge approvata a dicembre dal Consiglio regionale è stata già erogata, ma certo i danni sono enormi e ancora le aziende non sono affatto tornate alla situazione precedente. A proposito dei nostri territori, il Consiglio ha approvato a maggioranza una norma che delega ai comuni la funzione autorizzatoria in materia paesaggistica. Già oggi viene evidenziato, i comuni esercitano tutte le funzioni in materia urbanistico-edilizia. Resta in capo alla Regione l'attività di vigilanza con eventuali poteri sostitutivi. Parere favorevole a maggioranza anche al bilancio di previsione 2024 dell'Agenzia regionale Toscana Promozione Turistica. Dopo le ultime iniziative del difensore civico che si riferivano alla possibilità delle conciliazioni nel settore idrico, di cui abbiamo visto anche le immagini, la sua attività viene valutata prima in commissione, adesso in aula. Risultato positivo, secondo la maggioranza allargata dei consiglieri. Ci si è soffermati sull'intensa attività di analisi delle istanze presentate dai cittadini toscani, oltre 1600 nel corso del 2023, che hanno comportato importanti approfondimenti sia di carattere normativo che giurisprudenziale da parte della dottoressa Annibali e dei funzionari del difensore civico regionale. Importante è anche l'attività svolta per far conoscere a tutti i cittadini toscani l'Istituto della Difesa Civica, non soltanto attraverso il rinnovo delle convenzioni con le province per gli sportelli territoriali del difensore civico, ma anche con l'avvio delle procedure per l'apertura di nuovi sportelli. In particolar modo si è consentito, proprio per agevolare la diffusione dell'attività del difensore civico nel territorio toscano, l'automatico e tacito rinnovo delle convenzioni che sono in essere. Ma esprimiamo un forte apprezzamento al lavoro della difensora civica Lucia Annibali e anche una forte soddisfazione. Era mia la proposta di nominarla difensore civico della Toscana e a seguito del lavoro svolto trovare praticamente tutto il Consiglio regionale unanime nel sostenere l'attività svolta è anche un elemento di soddisfazione e di credibilità. Ero convinto che potesse occupare questa posizione con grande imparzialità, con grande competenza e credo che insomma il tempo stia dando ragione a quella proposta, a quella stagione che fu anche un po' delicata rispetto a questo percorso di nomina, ma che oggi col passare del tempo dà valore anche e senso a una proposta importante che è anche un punto di riferimento per molti cittadini che fanno istanze, un livello di garanzia, di imparzialità e nel contempo stiamo chiedendo che possa anche essere un soggetto propositivo. Da gran parte delle opposizioni però è arrivato un voto di astensione. Occorre investire anche in termini di maggiori collaborazioni tra la difesa civica e ANAC e anche Corecom, questo ai fini della trasparenza e ai fini appunto della risoluzione dei contenziosi con le compagnie telefoniche. Noi abbiamo la convinzione che si debba investire in termini di personale, di risorse e dobbiamo crederci nella diffusione della difesa civica, proprio perché è uno strumento quanto mai prezioso che consente ai cittadini di avvalersi per risolvere dei problemi che vanno dalla urbanistica al lavoro, alla previdenza, alla sanità, anche per diversi consiglieri comunali per l'accessibilità agli atti amministrativi. Cerchiamo di investire in termini di risorse, in termini di personale, perché questi strumenti di tutela sono al servizio di tutti i toscani. Può fare di più, nel senso che bisogna anche noi dargli gli strumenti per poter fare di più, ma la genericità che abbiamo riscontrato, che ho riscontrato in questa relazione, non mi permette di poterlo aiutare. Cioè lui fa riferimento a oltre 200 casi che si sono rivolti a lui per la sanità, che poi è
la materia di cui io mi occupo principalmente, ma questo da una parte mette in evidenza le criticità che noi come opposizione abbiamo sempre riscontrato a questa sanità toscana, dall'altra però non parla di territori, di quali territori hanno avuto le criticità maggiori, in quale caso si sono verificate le criticità, per che cosa. Sì, le liste d'attesa, ma è troppo generico parlare in questo modo. In questa rubrica, per il tempo che ci resta, vogliamo oggi evidenziare solo un'iniziativa di cui abbiamo parlato peraltro anche nei nostri TG. Si intitolava Lividi Invisibili. È stata organizzata qualche giorno fa dal Parlamento regionale degli studenti. L'evento si è svolto al Cinema La Compagnia di Firenze, tema drammatico e attuale, quello della violenza di genere. Un tema che ci sta a cuore perché, come sappiamo, nel 2023 ci sono stati 120 femminicidi, 120 donne che sono state uccise da un ex marito, da un ex partner, anche da un familiare addirittura, soltanto per il fatto di essere donne. Solo che il femminicidio è soltanto un atto estremo, è l'apice di comportamenti, atteggiamenti che sembrano ormai radicati nella società, ma che sono egualmente sbagliati. Ed è per quello che nel nostro evento vogliamo concentrarci sul tema della violenza di genere, però vista da diverse sfaccettature. Parlare di violenza di genere per me significa parlare di uno spaccato della nostra società che è messo nell'ombra di casi singoli, quindi si pensa che la violenza di genere in qualche modo sia lo stupro piuttosto che il marito, il compagno che compie violenza nei confronti della donna che dovrebbe essere presumibilmente quella amata. Ma è molto di più. Con questo evento, come Parlamento degli Studenti, vorremmo dare delle linee diverse, quindi la violenza che c'è stata nei confronti delle donne dal punto di vista storico, come dimenticanza del loro ruolo importante all'interno della Resistenza, all'interno di quella che è stata la costruzione dello Stato italiano, ma allo stesso tempo la violenza che viene perpetuata e di cui meno si parla, che è la violenza economica, perché non è una privazione di libertà soltanto quella in cui viene tolta la vita, non è soltanto quella nella quale una donna si trova in catene soltanto fisicamente ma anche psicologicamente, e laddove la gestione del denaro è soltanto in mano all'uomo è praticamente impossibile uscire da una situazione anche di violenza psicologica o fisica. Lo abbiamo sentito, viene instaurato un legame anche con la nostra storia e all'iniziativa dunque ha collaborato l'Istituto Storico della Resistenza e dell'Età Contemporanea. È un'iniziativa importante che parta dai giovani, è un segnale significativo. L'Istituto può portare il suo contributo di conoscenza perché purtroppo la violenza in generale e la violenza di genere in particolare non è una novità del nostro tempo, anzi proprio la consapevolezza del radicamento di stereotipi, di convenzioni e di pratiche nei secoli e in particolare nei contesti di guerra credo serva a capire la gravità del problema, la difficoltà nell'affrontarlo, ma l'urgenza di intraprendere tutti, uomini e donne, un'azione chiara per contrastare ogni forma di violenza. Coinvolta direttamente poi l'associazione Artemisia, che da 30 anni ormai opera contro ogni violenza verso le donne, verso i minori. E oggi vogliamo stare con i ragazzi, le ragazze, per parlare di questa importante piaga della nostra società e vogliamo ascoltare le loro domande, vogliamo far emergere gli stereotipi che ci sono dietro a questa realtà, stare vicino a loro, rispondere a tutte quelle che sono le loro curiosità, quelle domande che di solito non hanno una risposta. E vogliamo essere lì per poter pensare insieme a loro, ragionare e immaginare una realtà diversa, una società, una cultura fuori dal patriarcato e da queste dinamiche violente di potere e controllo. Ha partecipato insieme a 400 giovani la Presidente della Commissione regionale per le pari opportunità e il suo bilancio di quanto fatto è molto positivo. È importante perché insieme a loro dobbiamo veramente costruire quella cultura di genere che in qualche modo blocchi tutte le forme di violenza per tutti i generi, quindi è importante che i ragazzi abbiano consapevolezza e coscienza di quello che sta succedendo e insieme lavorare per fermarlo, solo in questo modo si può invertire la rotta. Loro hanno veramente un grande compito, quello di non voltarsi dall'altra parte e di fare in modo che
ogni situazione di violenza, di discriminazione nei confronti delle donne, nei confronti di tutti i generi, debba essere fermato, devono essere in grado di fermarlo e anche di conoscere la rete importante antiviolenza che esiste nella regione toscana e chiedere aiuto quando è il momento di chiedere aiuto. Oggi concludiamo qui con tutti questi spunti interessanti di riflessione. Vi diamo appuntamento a venerdì 14 giugno, sì, perché nell'imminenza delle elezioni sospendiamo temporaneamente la programmazione di Regionando per 2 settimane, riprenderemo subito dopo il voto. Continuate comunque a seguire tutte le notizie del Consiglio regionale nei nostri telegiornali ogni giorno.